penso che, Con i cioè io, ma poi, coi capelli? capelli. Sì. Io penso che mi avete fatto dimenticare, Ah, mannaggia. no, scusami! Come si fa oggi a fare la rivoluzione? Come si fa a combattere contro Alexa, frullalo! Contro il Black Friday, contro le foto dei gattini, le challenge. Le Molotov, che fine hanno fatto le Molotov? Avete messo in scena un mio desiderio, vivere nel presente come se fosse il 1999. Secondo voi, domanda per tutti, è un pensiero comune questo? Prima ci hanno fatto la domanda e c'è nostalgia degli anni 90. Io penso che per chi ha vissuto magari quell'epoca analogica, forse avere oggi la quantità di stimoli che abbiamo, essere circondati da tutta questa tecnologia può a un certo punto diventare quasi snervante e quindi l'unico modo per sfuggire a questa cosa potrebbe essere un mondo analogico, un mondo come... cioè più che altro c'è la curiosità, io ho cercato anche di sviluppare la mia curiosità, cioè di capire come potrebbe essere il mondo oggi senza la tecnologia. E questa domanda per scrivere la sceneggiatura abbiamo tentato di risponderla in vari modi. È stato veramente difficilissimo perché non riuscivamo a togliere la tecnologia perché è strettamente legata a tutto quello che siamo oggi. Quindi abbiamo dovuto andare su un mondo più spirituale, un mondo dove i ragazzi si condividono di più le cose, dove sono tutti più uniti, però nel vero senso della parola. Quindi penso che questo film racconti un po' quella mia nostalgia di avere più problemi, in un certo senso, di avere più difficoltà, di avere più... E in quel senso la difficoltà che poi però ti fa amare di più il raggiungimento di un risultato, quando lo raggiungi. Oppure fallire completamente, perché è anche giusto fallire completamente. Quindi oggi abbiamo forse bisogno di un mondo più con più difficoltà, almeno parlo di questa, della mia realtà. Ovviamente se parli dell'Africa, no, perché ce l'hanno anche troppe. Questa è la mia opinione, non so cosa ho detto. Martina, Pietro. Poi te lo spiego. Pietro. No, no, vai, vai, vai. No, no, vai. Non no, no, vai. Lei vai, così io mi attacco alla tua... Parla della tua nostalgia degli anni 90, che è forte. No, qual era la domanda da cui partivamo? Nel senso, perché la risposta è il mio desiderio è veramente vivere nel 98-99, come se fosse... Okay. Non so se in generale è una sensazione che avete riscontrato, una sensazione comune, ecco. Ma probabilmente anche il mio, cioè non so, non mi sento tanto a mio agio. Poi è ovvio che la tecnologia aiuta la carriera di Maccio, è stata aiutata questa roba qui, come quella di tantissimi altri. Cioè sono nati un sacco di lavori, però io non è che mi ci sento tanto a mio agio e non so dirti bene come si viveva negli anni 90, però... Però penso che... Con cioè io... Ma poi... Coi capelli? Sì. Io penso che... Che... Mi avete fatto dimenticare. Ah, no, scusami! No, scusami. No, penso che... Penso di essere una persona molto nostalgica, di base. Non so bene di cosa, però è come se mi mancasse sempre un pezzo. E quindi penso che sarei molto più a mio agio in un'epoca che è prima di questa. Ma forse mi succederebbe negli anni 90, mi succederebbe di essere nostalgica degli anni 80 e via via dicendo, sì, perché forse sono io così. Midnight in Paris. Esatto. Esatto. No, io penso che... al di là di credere nelle vite precedenti, io ho sempre pensato, per esempio, di essere stato un signore in Russia nell'Ottocento, perché come dire, certe cose che leggi ti condizionano e lì la tecnologia era relativa. Mi chiedo appunto solo se mi sembra che l'ambizione di questa, diciamo, della società in cui campiamo e di questa ipertecnologia sia quella sostanzialmente di farti vivere una vita sdraiato in una bara dove tu hai tutti dei sensori addosso e tu vivi tutte le esperienze stando fermo.
cioè fai l'amore la prima volta, fai a botte la prima volta, giochi a pallone stando ferma. Allora, questo sogno di essere delle mummie non mi sembra una cosa estremamente dinamica, mi sembra una cosa, come dire, che succede a una civiltà in declino che sta per morire. Io penso, per esempio, perché mi fa venire in mente il mio personaggio che parla di Molotov, però per esempio penso che al G8 ci siamo andati e non è che ci fosse questa grande tecnologia che ha unito, cioè l'ultimo vero grande movimento di perplessità rispetto al sistema, diciamola così, in questo paese c'è stato, e la tecnologia era molto friabile, bassissima, io c'avevo il Nokia, per esempio. Ecco, questa grande connessione tra giovani, cose, ha portato a movimenti analoghi. Io ho la sensazione che siano tutti un po' più fragili, più esili, più autoreferenziali, cioè che c'è anche una forma di onanismo politico. Infatti la gente con questa grande tecnologia non va più a votare. Per esempio, adesso mom ha preso sta deriva, no, perché ieri ho visto il film da Cortellesi che diceva una cosa, nel 46 sono andato a votare 13 milioni di donne. Ecco, la partecipazione, la tecnologia invita alla partecipazione, che non è semplicemente andare a votare, naturalmente, ma è partecipare collettivamente con i propri corpi alla società in cui si campa. Ecco, ho la sensazione, ma però non voglio sembrare vecchio. No, cioè, no, non è un film boomero. Non lo so, tu l'hai visto, non so se sembri un film boomeroso, ma l'intento nostro non era quello di dare dei giudizi troppo severi sulla tecnologia, perché poi in fondo il problema è l'uomo, cioè è l'uomo che si è costruito questa tecnologia. Quindi il mio discorso è: siamo abbastanza umani da usare la tecnologia nel migliore dei modi, oppure siamo abbastanza non umani da venirne usati a un certo punto? Quindi è un dubbio che mi creo, anche una domanda che mi faccio. Sto a metà tra quanto ci fa bene questa tecnologia e quanto invece ci rende non in grado di capire più cosa vogliamo. Cioè nel 2050 la metà dei ragazzi faranno l'amore la prima volta in modo virtuale. È un bene, è un male? Lascio l'interrogativo ai posteri. Questa è la domanda che fai. Sì. Grazie. È un film porno. Siamo a New York. Cazzo! Mamma che merda.